Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Mi scuso se darò per forza le spalle a qualcuno, abbiamo preferito ecco, metterci in cerchio. Buongiorno e grazie di essere venuti fin qui, così numerose e così numerosi da tutta Italia. Ringrazio le compagne e i compagni, le colleghe e i colleghi che vedo anche qui tra noi. È una bella giornata e grazie perché sono stati giorni difficili per me e avevo proprio bisogno di vedervi. Avevo proprio bisogno di stare insieme. Voglio mandare un abbraccio forte alla mia famiglia, a mia sorella, a mio cognato, ai miei nipoti, ai miei genitori. Per me e avevo proprio bisogno di vedervi. A tutta la famiglia per la forza che mi trasmettono. Grazie. E voglio ringraziare tutte e tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questo appuntamento, questo momento insieme in un luogo, non a caso, della cultura e della musica, che ci dà occasione di ricordare le fatiche di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo in questi anni di sospensione a causa della pandemia e di sempre maggiore precarietà. Così come voglio ringraziare chi ci segue dall'altra sala, dopo troverò il modo di andare a salutarli, e anche chi ci segue da remoto, perché magari non ha avuto modo o non ha avuto risorse per raggiungerci fino a qui, fino a Roma. Non preoccupatevi perché verremo noi da voi. Un saluto particolare lo voglio mandare alla comunità democratica all'estero che ho avuto modo di conoscere molto bene in prima persona in questi anni di impegno per il mandato da parlamentare europea e di cui posso testimoniare la grande vitalità, l'impegno costante, la capacità di fare rete e come hanno anche dimostrato i grandi risultati ottenuti in campagna elettorale. Nonostante la sconfitta nazionale, lì all'estero la nostra lista è arrivata per prima, quindi un complimento grande. Guardate, lì ci sono oltre 6 milioni di italiani e italiani all'estero che sono una vera e propria Italia oltre l'Italia da dover coinvolgere per poter contribuire insieme a noi con le proprie esperienze alla ricostruzione che ci aspetta. Ecco, abbiamo pensato di iniziare questa bella giornata insieme con alcune testimonianze di impegno dalla base, da dentro e fuori il Partito Democratico, da amministratrici e amministratori e anche da storie importanti di società civile che ci raccontano qual è la visione che vogliamo portare come contributo in questo percorso. Una visione che intreccia la giustizia sociale e climatica, una visione che tiene insieme il contrasto alle diseguaglianze di ogni forma con la necessità di salvare il pianeta, che è l'unico che abbiamo e non ce l'abbiamo in proprietà, al massimo ce l'abbiamo in prestito e lo dovremo restituire alle prossime generazioni. Quindi fatemi subito iniziare dando la voce alla prima di queste amiche che ho invitato oggi. Siccome il percorso è tutto da costruire, dovremo poi diciamo occuparcene. Intanto in questa prima giornata ho chiamato qualche amica e amico che ho incrociato nel percorso di questi anni per dare voce alle loro esperienze. La prima è la presidente del municipio 8 di Milano, è il suo in città, è il municipio con la più alta concentrazione di case popolari, è del PD e vuole un nuovo PD e vi prego di accogliere con un grande applauso Giulia Pelucchi. Buongiorno a tutte e a tutti, siete davvero tantissimi qui per Ellie ed è evidentemente un onore per me essere qui, ringrazio Ellie dell'invito. Appunto sono Giulia Pelucchi, ho 32 anni, nel 2015 mi sono iscritta al Partito Democratico e un anno dopo iniziava la mia esperienza da amministratrice locale. E lo dico subito, non sono mai stata una persona cooptata o piazzata da qualcuno, non appartengo a nessuna corrente
a nessuna corrente all'interno del Partito Democratico e per me essere libera è sempre stata una scelta che mi ha permesso innanzitutto di non dover dire grazie a nessuno per le conquiste che ho raggiunto e soprattutto non ho dovuto chiamare nessuno per chiedere se potessi venire qui oggi. Certo in questi anni... grazie. Certo, in questi anni ho lavorato con tantissime persone, con tantissimi amministratori ed amministratrici con cui abbiamo condiviso percorsi e battaglie ed insieme abbiamo cercato di cambiare piccoli e grandi pezzi della mia città di Milano e del mio municipio. Amministro un territorio che è più grande della città di Bergamo, con quartieri come Quarto Giaro e San Leonardo, che sono luoghi carichi di contraddizioni e di fatiche, ma anche capaci di creare reti di solidarietà e ricchi di umanità. Un territorio con il più alto numero di case popolari della città e l'unico modo che conosco per fare politica è tra le persone. Vivo in una città in cui i prezzi delle case continuano a crescere di anno in anno e che diventa sempre più inaccessibile, dove per noi giovani è impossibile comprare una casa e si fa fatica a pagare un affitto, dove tantissime famiglie non trovano posti per i propri figli agli asili comunali e poi sono sempre le donne a dover rinunciare a lavorare per stare con i propri figli. E credo che questa mattina non dirò nulla di nuovo nel ripetere che le logiche delle correnti di partito escludono la partecipazione, allontanano le persone. Ce lo ripetiamo ad ogni incontro, ma nessuno fino ad ora è riuscito a ribaltare queste logiche. Ce lo diciamo da sempre senza mai cambiarci davvero. E abbiamo addirittura provato a scrivere il programma più progressista degli ultimi anni per le elezioni politiche e le abbiamo perse. Ma non perché fosse la strada sbagliata, ma perché in questi anni siamo stati capaci di dire tutto e il contrario di tutto. E oggi quindi il Partito Democratico deve scegliere da che parte stare, non con un programma progressista senza persone credibili che lo raccontano, ma finalmente con qualcuno che incarni perfettamente questi valori. Provate a pensare a quante persone vicine a voi vi hanno detto, a me capita molto spesso, di non sentirsi rappresentate dal Partito Democratico. E pensate che il Partito Democratico è il partito delle primarie, è il partito che è nato per far partecipare i cittadini, ma abbiamo smesso di farlo per troppo tempo. E vi assicuro che è difficilissimo rianimare l'entusiasmo nei territori. E ci sono pochi gruppi, pochi movimenti che riescono a farlo. Penso alle iniziative di Ricominciamo da Capo di Francesco Marana Milano, penso a Coraggio PD di Brando Benifei che ha avvicinato tantissimi giovani. Questi gruppi, che sono pochi e che riescono però ancora ad aggregare, trovano troppo poco spazio. Invece io credo che sia da qui che si debba ripartire. Se vogliamo davvero fare la rivoluzione, non possiamo permettere che le logiche di sempre si ripetano ed è ciò che spero possa fare questo partito in questa nuova fase costituente. Sono anche convinta che chi guiderà il nuovo Partito Democratico debba essere una persona che abbia avuto esperienza di territorio e sul territorio, perché è l'unico modo per dare risposte adeguate ai cittadini. Sul tema del lavoro poi credo che vada ampliato il nostro sguardo e dobbiamo parlare dei dipendenti ma anche di tutti quei giovani lavoratori assunti a partita IVA che fanno orari da dipendenti senza avere gli straordinari pagati e che si pagano da soli i contributi previdenziali. Faccio la commercialista e ho iniziato una delle mie prime esperienze lavorative, è stata in una grossa società di consulenza dove lavoravo anche 12 ore al giorno e questa è la condizione che vivono tantissimi consulenti e liberi professionisti che liberi non sono affatto. Oggi di questo lavoro povero non si interessa nessuno, io chiedo di ricordarcelo, dobbiamo essere anche noi a farlo. Chiudo su un altro tema fondamentale, quello dei diritti e delle libertà individuali. Non è più accettabile che un partito di sinistra debba sempre scendere a compromessi in tema di diritti, penso al matrimonio egualitario. Alle adozioni per le coppie omogenitoriali, ma non solo. E per questo, quando in questi giorni ho letto che alcuni
esponenti del Partito Democratico hanno minacciato di uscire dal partito nel caso di vittoria di uno o di un altro candidato, penso, oltre ad aver pensato che siamo sempre bravi a mostrarci divisi quando ne abbiamo bisogno, che oggi sia il tempo della scelta, una scelta di una visione chiara e di progetti chiari per il futuro. Non possiamo più permetterci tentennamenti su alcuni temi, perché altrimenti sarà messa in crisi nuovamente la nostra identità. Pensate che in Lombardia alcuni esponenti del Partito Democratico hanno incoraggiato un sostegno a Letizia Moratti. Io credo che tutti voi sappiano chi è Letizia Moratti, una candidatura evidentemente inaccettabile. E allora, se essere essere plurali vuol dire che vale tutto, io credo che non riscalderemo più i cuori di nessuno. Essere plurali vuol dire allargare su temi comuni, ma avendo al nostro interno valori chiari e definiti. E siccome finiscono tanti amori, se sarà la radicalità di alcune scelte a farli finire, io credo che potremo tutti farcene una ragione, perché posso garantirvi che ci sono... perché posso garantirvi che ci sono tantissimi amministratori e amministratrici e nuove generazioni che non aspettano altro che essere rappresentati con coerenza sui temi delle disuguaglianze, dei diritti, del lavoro e dell'ambiente. Buon congresso a tutti noi e forza Elli. Grazie, grazie. Grazie Giulia. Devo dire che ci tenevo anch'io a mandare un forte abbraccio, un grande in bocca al lupo a un amico, un compagno di tante battaglie in questi anni, che è Pier Francesco Maiorino. Forza Pier! Ieri hanno riempito le sale. Tra le persone che hanno lavorato, lavorano oggi per farci stare insieme, ce n'è una in particolare che voglio ringraziare, ed è l'interprete della lingua dei segni, che sta aiutando anche molte persone con disabilità a seguire, a poter ascoltare, a poter partecipare. Quindi grazie davvero, è un modo anche, me lo diceva adesso la mamma di un ragazzo con autismo, che di mandare naturalmente un forte abbraccio. Prima ho ricordato chi ha sofferto dal punto di vista occupazionale durante la pandemia. Non dimentichiamo mai che le famiglie delle persone con disabilità e le persone con disabilità hanno avuto momenti molto difficili durante la pandemia nel venir meno di servizi fondamentali. Da assessora al welfare in Emilia-Romagna ho seguito molto bene quelle difficoltà. Ora il secondo intervento, la seconda testimonianza è di un'altra amica con cui ci conosciamo da tanti anni, tante altre cose, ma assessora all'ambiente e prima assessora alla bioeconomia nel comune di Mola di Bari. Cara Elvira Tarsitano, è a te. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, è bellissimo vedere una sala così. Me lo aspettavo, ma grazie Elli per averci creduto e per aver fatto questo passo. Noi ci crediamo, i territori si aspettano questo, e quindi era importante, perché appunto e noi vogliamo un nuovo PD. E credo che parto anche da, ormai era diventato una sorta di monocrazia, e la monocrazia non fa mai bene. Le diversità sono un valore aggiunto, ed è una cosa che lo dice anche le leggi naturali, quindi non è che ci stiamo inventando niente di nuovo, quindi noi esseri umani non facciamo eccezione. Quindi è già un'aberrazione avere un partito come quello che è diventato, quindi vogliamo qualcos'altro. Quindi parte da noi, parte dai territori, e oggi io rappresento il Sud, sono una donna del Sud, immigrata 35 anni fa dal Sud per il Sud, scelta fatta volontariamente, perché per esempio le mie sorelle dalla Calabria vivono tutte a Milano, ma io ho scelto di andare in una città del Sud, scegliendo probabilmente una strada difficile, e andare ad abbattere tutta una serie di stereotipi che sono durissimi a morire.
Non esiste il sud piagnone e solo quello, esiste un sud che innova e da lì ci sono tutta una serie di cose che partono e quindi vi racconto un po' questa esperienza. Io nasco come persona che lavora all'università, da lì siamo partiti con un percorso grazie ad una legge regionale, che ce ne sono solo due in Italia, in Emilia Romagna e in Puglia, che è la legge sulla partecipazione. Da lì abbiamo fatto un percorso con i cittadini scrivendo una proposta di legge fatta dal basso, contributo, su alcune linee, che è quella appunto della bioeconomia circolare sostenibile. Che cos'è questa bioeconomia? Non è nulla di nuovo in realtà, perché si ispira a quelli che sono i principi della natura, cioè quello di non creare i rifiuti, di creare un sistema virtuoso, perché per un sacco di tempo ci hanno fatto credere che la vita sulla Terra esiste su meccanismi di competizione. Non è così. Una pazza collega molti anni fa, che non è diventata, non gli hanno dato il Nobel perché era una donna, e perché dicevano che dicesse eresie, una tale Lynn Margulis, che diceva che la vita sulla Terra così come conosciamo nasce grazie alla cooperazione e non alla competizione, ed esistono reti e condivisioni, e solo così ce la possiamo fare, perché la transizione ecologica non si fa senza l'ecologia, e soprattutto non esiste la transizione ecologica senza la giustizia sociale. Sono delle cose che devono andare di pari passo. E così come l'economia o la bioeconomia, che si ispira a principi di resilienza e cosa, parte da territori. In Puglia è una delle regioni in cui esistono già la società avanti da queste parti, siamo solo noi che non lo capiamo, è già avanti e fanno determinate cose. E questa legge, come vi dicevo, è stata fatta in un periodo della pandemia, io avevo paura che non riuscivamo a fare delle cose, in realtà c'è stata una partecipazione a tutti i livelli, dai singoli cittadini a aziende, territori, enti di ricerca, e si sono riuniti sul web sostanzialmente, facendo proprio dei forum, ed è venuta fuori questa proposta, che è stata accolta da un gruppo consigliere del PD e devo dire da una giovane consigliera eletta per la prima volta in questa legislatura, che è stata la prima firmataria, perché poi, anche se la legge nasce come proposta partecipata, è evidente che deve fare l'iter previsto dalla normativa. La consigliera Lucia Parchitelli, prima firmataria della legge del PD, ha portato avanti questa cosa, che era diciamo nuovissima nel panorama, insomma, dell'iter di costruire delle cose. Dopodiché, contemporaneamente, arriva questa chiamata a fare l'assessore tecnico, pur essendo iscritta al PD, pur avendo diciamo ricoperto di una serie di ruoli, ma spesso mi si additava, dice: sta arrivando l'ambientalista, ma per me era un motivo di orgoglio, perché, oppure la grillina del PD, per darvi idea un po' del mio essere un po' donna passionaria e anche non accettare tutta una serie di logiche. E quindi mi chiamano a fare l'assessore tecnico e si dimette il segretario del circolo del comune di Mola di Bari, perché mi chiamavano a fare l'assessore tecnico e loro avrebbero fatto una scelta completamente diversa. Quindi due consiglieri giovani hanno detto no, noi vogliamo scegliere in base al curriculum tecnico, e viene fuori questa delega alla bioeconomia, e abbiamo inaugurato uno sportello che segue le aziende, perché la bioeconomia può essere una risposta a creazione di nuovi posti di lavoro, capitale sociale, e di fatto avviene, perché ci sono delle esperienze anche sul territorio pugliese, moltissime esperienze, ma avremo modo di parlarne, e in qualche maniera aiuta a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, perché i modelli che abbiamo perseguito sinora non vanno bene, quindi nuovi modelli di produzione e consumo, e questo aiuta anche a gestire le crisi pandemiche, climatiche e energetiche, figlie del nostro tempo. Grazie. E direi buon cammino. Grazie, Elli. Dov'è Michele? Allora, grazie Elvira, e adesso è tempo di un amico, un compagno di università con cui ci conosciamo ormai da più di... sono passati tanti anni, Michele. Ci conosciamo dai tempi dell'impegno comune. Eravamo nella sinistra universitaria, facevamo
le mobilitazioni e gli scioperi contro la riforma di Gelmini, ne abbiamo fatte tante, Michele, ma oggi Michele è un sindaco. È un sindaco nelle aree interne, è uno di quegli amministratori che deve fare i conti con la, diciamo, scarsità di risorse umane che servono anche per costruire progetti che migliorano le vite della propria comunità, anche attraverso ad esempio i fondi del PNRR, ma soprattutto il sindaco di Arquata del Tronto, il comune marchigiano più colpito dal sisma del 2016, e amministra un pezzo di quell'Italia di mezzo che ha bisogno di speranza e di una nuova visione. Grazie Michele. Grazie a tutti, soprattutto grazie a te Ellie, è bellissimo rivederti dopo tanto tempo, nei tempi di Bologna, ma e ecco per questo che siamo qua, ma soprattutto perché ci ridai speranza, perché io sono stato sempre iscritto al PD, ma da 2-3 anni non è che partecipo tanto per tanti motivi. Ho apprezzato moltissimo le parole sia della di Giulia, ci diamo del tutto, amministratore dell'assessore di Mola. Purtroppo dobbiamo dire che i capi correnti, i capi bastone, da noi anche hanno sempre allontanato anche le persone più pure, più belle come te dalla politica. Se oggi siamo qua è perché nel percorso universitario che abbiamo fatto avevamo delle battaglie da fare, come hai detto tu con la Gelmini, contro una parte di studenti, non contro, però un mondo che non ci piaceva, il mondo di Comunione e Liberazione, possiamo dirlo liberamente, e anche oggi andare a appoggiare la Moratti a Milano è davvero problematico per chi dall'altra parte all'università ha fatto queste battaglie. Io porto comunque il saluto di un territorio comunque devastato, e però che si vuole rialzare, e ce la mettiamo tutta per rialzarci, sono 6 anni, sono passati, devo dire grazie anche al commissario Legnini che in questi giorni è discusso anche il fatto che lui lo vogliano anche mettere da parte. Porto un saluto anche agli amici di Cassamicciola di Ischia, perché hanno avuto difficoltà e davvero il pensiero va loro. Però io oggi vorrei portare l'esperienza di un territorio, comunque tanti amministratori che vogliono tornare a fare politica non solo per il proprio paese, come facciamo noi tutti i giorni, ma anche per un partito che ha bisogno di essere nuovamente un partito che rappresenta i più deboli, le persone che hanno difficoltà, nessuno deve essere lasciato indietro. Parlo, tante persone purtroppo vengono lasciate indietro, ha detto benissimo, abbiamo fatto il programma più progressista, però non siamo stati capiti, i 5 Stelle ci hanno fatto, hanno preso tutta la parte progressista di quello che potevamo, noi non siamo stati capiti, ma non perché il programma era sbagliato, le persone erano sbagliate. Purtroppo anche da me nelle Marche ci sono sempre le solite persone, noi siamo riusciti a fare eleggere il presidente Acquaroli, che prima, nella scorsa legislatura, quando era presidente Ceriscioli, ha preso il 15%, adesso è presidente della regione Marche, ma noi ovviamente Ceriscioli, che poteva andare bene, l'abbiamo messo da parte, è giusto così, ogni volta una persona che può andare perché non fa riferimento a nessuna corrente deve essere, ecco perché bisogna ripartire da te, quando hai fatto la sfida con una volta che stava affossato Prodi, occupai il PD, non dimentichiamoci queste cose, sono cose importanti, e secondo me possono dare la forza a tante persone che si trovano scontente, e lo dimostra tante persone qui, che non c'è nessuno di persona famosa, qualcuno c'è, ma l'importante è quello, ripartire dal basso, da noi, dagli ultimi, da noi, da gente che vuole darti una mano, senza perché si chiama Michele Franchi, si chiama Andrea, perché vogliamo metterci la faccia per darti una mano tutti quanti. Noi questo vogliamo fare, io nel mio piccolo lo farò e mi auguro che tanti compagni ci seguano, perché c'è bisogno di questo. Hai detto una frase bellissima, la resilienza, noi lo stiamo facendo nel nostro piccolo territorio, nelle Marche. Abbiamo un territorio purtroppo colpito, Matrice, Arquata, al confine di 4 regioni, però una cosa possiamo fare, come il PD purtroppo in questo momento, possiamo dirlo tranquillamente, si trova come Arquata, bisogna ricostruirlo. E c'è il bisogno di farlo e c'è tutta la voglia e la personalità per farlo. L'importante è che non torniamo a scadiamo nelle solite cose, andare dietro a qualcuno, correnti, questo no. Io voglio che la gente torni a fare politica, come ha detto il Presidente, casa per casa. Lei ha le difficoltà di un quartiere grande come Milano e come Bergamo, io ho 1000 abitanti, però abbiamo difficoltà di un territorio che è il centro Italia, che moriva già prima del terremoto perché erano aree interne, sono spopolate e tutto. Se non si riparte da sentire e da ascoltare ogni singolo territorio, lei ha bisogno dal punto di vista di non so quanti abitanti, 100.000 abitanti, ma anche il territorio di montagna, quello che abita a 1000 metri, in mezzo alla neve, c'è bisogno di sentire tutti, ascoltare tutti. Io sono convinto che Ellie tu lo farai, perché
hai la forza e ci hai sempre stupito, ai tempi anche dell'università, ai tempi quando sei andato nel Parlamento Europeo, avrai l'appoggio di tutti quanti noi e vai tranquilla, che questa sfida la vinceremo tutti quanti insieme, grazie davvero. Grazie, grazie Michele. Adesso è il momento di una esperienza importante e quindi di come si fa a fare impresa, innovazione attraverso una conversione ecologica che è ormai irrimandabile. Il prossimo intervento è di una persona che ha lavorato per 20 anni nella comunicazione digitale e oggi fa l'imprenditrice, ha fondato una startup in campo ambientale che è un esempio virtuoso di economia circolare che lavora attraverso una piattaforma collaborativa. Grazie di essere qui, Noemi De Santis. Grazie, grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Il mio intervento in realtà si collega benissimo con quello di Giulia di poco fa, perché anche noi lavoriamo per l'ambiente, per l'economia circolare, ma dal lato delle aziende. Abbiamo cercato di fare impresa in una maniera sostenibile, anche socialmente, adesso vi racconto come e perché. Allora, qualche anno fa io venivo appunto da importanti esperienze in campo digitale e ci siamo imbattuti viaggiando tanto nel classico problema della differenziata. Io dico, rubando una battuta a Totò, dico sempre che la differenziata è la livella, ci tocca a tutti, in tutte le parti d'Italia, a qualsiasi età, a qualsiasi lavoro facciamo. Il nostro problema era che ogni volta che ve ne siete accorti, immagino, se andate in vacanza o vi spostate, cambia tutto e devi rimparare, ma non c'era niente che te lo insegnasse. E allora ci siamo domandati, ma tutta questa innovazione, tutta questa tecnologia potrà essere messa a frutto di un'esperienza più facile e più certa, anche perché sappiamo bene che per i comuni fare benissimo la raccolta differenziata significa avere materie prime e seconde buone da rivendere per fare economia, per avere delle entrate. Benissimo, siccome appunto venivo da esperienze in cui si mangiava dati a colazione, abbiamo inventato una piattaforma in cui da un lato abbiamo classificato 1,5 milioni di prodotti di consumo, tutto quello che comprate nella vostra vita quotidiana secondo i materiali, e poi abbiamo classificato tutte le regole di smaltimento nei vari comuni italiani. Ci sono 24 modi diversi di fare la differenziata in Italia. Queste cose, e qui vengo al punto, le abbiamo messe insieme in una app gratuita per tutti e questo è stato il nostro investimento sostenibile. Però, grazie, però ingenui siamo andati a chiedere finanziamenti per questa cosa e ci hanno detto benissimo, siete seduti su una montagna di dati di grandissimo valore, fate pagare l'app agli utenti. No, gli utenti già pagano le tasse, gli utenti prendono le multe, come facciamo? Chiediamo, noi vorremmo far abbonare i comuni. Questo succedeva 7 anni fa, la risposta è stata sconvolta. Dice no, ma voi, questo è un piano fallimentare, i comuni non si abbonano a un'app, ma come? E invece sì, avvolgo veloce, arriviamo ad oggi, 7 anni dopo, 1800 comuni sono abbonati, oltre al fatto che questo, e vengo al collaborativo, questa app che è gratuita per tutti e che per i comuni è su abbonamento a seconda della popolazione servita, io con orgoglio rivendico che abbiamo comuni di 300 abitanti, che è bellissimo, che si possono permettere di stare in piattaforma e che cosa facciamo? Dando informazioni da tutti per tutti, permettiamo una collaborazione in tempo reale che è efficiente e immediata. Oltretutto, siccome classificare i prodotti che circolano in Italia è un'impresa impossibile, abbiamo aperto la collaborazione degli utenti. Su questo 1,5 milioni, ben 500.000 ce l'hanno suggerito gli italiani e vi assicuro, dalla Sicilia al Piemonte, passando per tutti i paesini, noi abbiamo avuto questo grandissimo apporto di collaborazione dai territori. Quindi abbiamo potuto lavorare condividendo e creando insieme una grande base informativa a vantaggio di tutti. Anche i comuni hanno chiesto servizi. Quando un servizio ci piaceva lo rimettevamo a disposizione dei comuni, spesso direttamente in abbonamento. Quindi questo ha creato anche cosa, oltre alla collaborazione? Armonizzazione. Tutti parlano lo stesso linguaggio, tutti partecipano sulla stessa piattaforma e poi, per finire, l'abbiamo resa anche sostenibile, ovvero l'abbiamo resa totalmente tradotta
anche nelle lingue delle comunità straniere che lavorano in Italia, perché spesso la barriera differenziata è proprio che non parlo la lingua ed è un linguaggio tecnico, e poi l'abbiamo messa accessibile, abbiamo fatto tutti i collaudi necessari, accessibile ai non vedenti o agli ipovedenti. Anche quella è una barriera, no? All'entrata di un servizio che ha grande valore aggiunto. Quindi, morale della favola, siamo molto fieri di aver creato questo, questo circuito, questa piattaforma in cui tutti i soggetti coinvolti collaborano efficientemente, e vi dirò, anche abbassando il livello spesso del dialogo, che spesso è un po' teso e conflittuale, su una materia come i rifiuti, che sappiamo essere molto delicata. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie Noemi davvero di questa bella esperienza. Adesso è il momento di un'architetta impegnata sul lavoro, sui temi del lavoro, che, come stiamo dicendo in tante e tanti in questa prima fase costituente del congresso verso il nuovo PD, deve tornare ad essere un tema assolutamente centrale. Per farlo però non basta dirlo, bisogna praticarlo, bisogna riuscire a capire come migliorare le condizioni materiali del lavoro nel nostro paese. Quindi la ringrazio molto, perché il suo impegno sindacale oggi porta una rappresentanza di quello che dobbiamo fare. Anche se ha 3 lauree, non per questo fa meno fatica con il gender gap che purtroppo c'è anche nel mondo del lavoro. Grazie a Michela Vailati di essere con noi oggi. Salve, prima di tutto scusate, io sono molto emozionata, non sono abituata a parlare in situazioni del genere. Vengo qui a parlare di lavoro, quindi sono una lavoratrice e vorrei sottolineare proprio il mio ruolo di donna nel lavoro. Io sono Michela Vailati, sono architetto, ho iniziato la mia carriera al CNR in un istituto di tecnologie applicate ai beni culturali, sono stata una borsista perenne con assegni di ricerca. Poi 20 anni fa sono entrata nel mondo delle infrastrutture, prima ho lavorato nel settore autostradale, attualmente lavoro nel settore aeroportuale, lavoro per l'aeroporto di Fiumicino e Ciampino. Io lavoro in un ambito che è appannaggio del mondo maschile, perché lavoro in un settore tecnico, nell'ufficio tecnico dell'aeroporto, lavoro con ingegneri, uomini. E pur essendo una iperprofessionalizzata, come diceva Ellie, ho 3 lauree, ho competenze, insomma, un po' fuori dall'ordinario, vedo che la mia posizione ormai da 10 anni è cristallizzata alla mia entrata in azienda. Io non ho fatto nessun passo in 10 anni. Penso che questa prima di tutto sia una sconfitta da parte del datore del lavoro, del management, che non investe sul capitale umano del lavoratore, non lo fidelizza. Non lo fa sentire parte di un sistema, non investe sull'intelletto, sulla crescita e sulla professionalità. Io molte volte svolgo lavoro di back office, semplicemente lavoro di back office privo di visibilità. Quando io ho rappresentato questo elemento ai miei datori di lavoro, mi hanno risposto ubi maior minor cessat. Bene, ci saranno un sacco di tecnici, miei colleghi molto maior di me. L'importante è che non sia ubi vir fiemina cessat. Io non sono una latinista, ma credo che questo potrebbe essere un elemento su cui riflettere. Tra l'altro, attualmente la normativa sta aiutando proprio la parità di genere, dando dei punti implementari nelle varie gare. Io lavoro in un settore importante, con grandi appalti pubblici, concorsi europei, concorsi internazionali. Noi riceviamo del punteggio implementare perché abbiamo una quota a parte di donne all'interno dell'organico. Sinceramente, come donna e come lavoratrice, penso che al bollino rosa della mia azienda io preferirei delle politiche sociali più di dettaglio. Quindi
come riprendendo il discorso di prima, io penso che l'azienda deve investire sul dipendente proprio per usarlo, sì, perché noi siamo funzionali, cioè io sono impiegata per generare un certo prodotto. Però mi aspetto che l'azienda investa in Michela, la faccia crescere economicamente, questo nel mio caso non è avvenuto, ma la faccia crescere professionalmente. E penso che casi così esistano e sono esistiti, senza scomodare il socialismo utopistico degli anni passati. Io penso ad Adriano Olivetti, penso a Brunello Cucinelli, che non hanno bisogno di case esogene che costringano il datore di lavoro a far crescere il dipendente, perché lo fanno per proprio conto, perché è giusto così, perché è tutta un tipo di investimento che torna all'azienda. E io sono single, non sono mamma, e di conseguenza forse non sono la persona più adatta per parlare delle mancanze di welfare o di politiche sociali per la tutela della donna e della mamma. Però vivo una mia tragedia personale, ho un genitore ospedalizzato e questo mi porta a dover correre avanti e indietro dall'ospedale con il lavoro. Io mi trovo sistematicamente, quotidianamente a dover decidere se avallare le richieste del mio consulente, del mio capo, il mio datore di lavoro, che mi chiede di consegnare, dobbiamo chiudere i progetti prima di Natale, e andare da mia madre che sta in ospedale. Non sarebbe bello che io non dovessi operare questa scelta, che l'azienda mi dicesse: Michela, è un momento difficile per te, vai da tua madre, sentiti libera, adesso ci penserà qualche major ai tuoi progetti, ad esempio. In ultimo vorrei parlare dello smart, che è un sistema che sta diventando attualmente, sta entrando a regime. Un'azienda come la mia, diciamo, è virtuosa, lo sta applicando, io ne godo dello smart, e per me è una grandissima opportunità. Il Covid ci ha annichilito, ci ha bloccato, adesso stiamo tornando a regime e dobbiamo cogliere questa opportunità pensando al lavoro in modo diverso. Usciamo dalla comfort zone, investiamo anche su tipologie di lavoro diverso. Lo smart è una opportunità enorme per il lavoro, per il lavoratore e per il datore di lavoro. Secondo me ti permette di organizzare il lavoro in modo fluido, basato sugli obiettivi, non sulla necessità che il dipendente sia seduto alla scrivania dalle 8 alle 5. Contiene gli spostamenti, quindi evita incidenti stradali e quindi morte, evita l'inquinamento dato dalla combustione delle macchine, dà maggiore opportunità di accudimento genitoriale per chi ha i figli, c'è la possibilità di accompagnare i figli a scuola, di prenderli, comunque di vederli, e non deve essere una sostituzione del welfare, ovviamente, che ci deve essere per tutela prima di tutto della donna lavoratrice, perché è quella più penalizzata dal sistema lavorativo. Credo che sia necessario che ci sia una spinta ramificata alla creazione di co-working pubblici che simulano tutti gli aspetti dell'ufficio, che ti permettono di astrarti dalla situazione domiciliare. Per me, che sono singolo, io posso lavorare a casa, diciamo, e lavoro in pigiama alla sua comodità, no? Per tutti quanti. Però andare, io ad esempio frequento Lazio Nuova e il laboratorio di co-working di Lazio Nuova, sono una start-upper, quindi ho la possibilità di accedere a questa struttura, ma sarebbe bello che tutti, soprattutto quelli che hanno i figli, si possano astrarre dal domicilio e possano essere presenti in un ambiente che simula l'aspetto lavorativo, però attraversando la strada, quindi non prendendo la macchina, non andando in ufficio. Credo anche che la contaminazione e i rapporti interpersonali non possano venire meno, mentre lo smart working domestico non ti permette di avere relazioni internazionali, perché tutto è crescita. Quindi è importante comunque continuare a collaborare, avere una situazione molto simile a quella lavorativa, ma in contesti più facilmente accessibili, più friendly nei confronti dell'individuo. La nostra esistenza è molto breve, non vale la pena viverla in un modo costrittivo.
In ultimo vorrei anche aprire e parlare un pochettino sulla sicurezza sul mondo del lavoro. Io lavoro in un comparto che miete morti in continuazione, abbiamo 3 morti al giorno. Sarebbe bene iniziare, e sono, diciamo che è una strage silenziosa che sì, passa al telegiornale, ma molte volte non viene colta. Penso è il momento di investire in sicurezza e in controlli. Quindi in ultimo chiudo il mio intervento dicendo che un lavoratore felice ed appagato, un lavoratore che si sente parte di un sistema che è anche suo, cioè io sono dipendente di una società e sono felice, è un lavoratore fidelizzato che fa un lavoro in modo preciso, puntuale e con dedizione, con affetto. Quindi migliorare la situazione lavorativa è un tornaconto che il management deve prendere in considerazione, perché ritorna, è un investimento che ritorna. Io ho finito. Grazie. Grazie Michela. Stavamo chiacchierando del fatto che c'è una bellissima proposta tra le tante del forum delle diseguaglianze e delle diversità che riguarda proprio la partecipazione di lavoratrici, lavoratori e cittadinanza alle scelte strategiche aziendali, no? Dei consigli del lavoro e della cittadinanza. Grazie davvero del contributo. L'ultima di queste testimonianze è dell'ex presidente della provincia di Bergamo, oggi presidente del distretto per l'economia sociale e solidale della Bergamasca. Arriva dall'avvio della campagna elettorale di Maiorino e lo ringrazio perché Bergamo, lo sappiamo, è stata la città più colpita dal Covid. Da questo punto di vista è il luogo giusto per ripartire con un'idea di società della cura, perché a differenza di quello che pensa la destra, la cura non è una responsabilità individuale o familiare, è la prima grande responsabilità collettiva. Grazie Matteo Rossi. Grazie a te, buongiorno a tutti. Diceva Elli, vengo da Bergamo. Il primo saluto che voglio fare è al nostro sindaco Giorgio Gori. E sottolineo nostro perché siamo una comunità e il tema di questo congresso non è tanto chi esce o chi se ne andrà, ma chi portiamo dentro, tutti quelli che hanno voglia di fidarsi ancora della politica. E Elli ha acceso questa speranza e ti ringrazio. Bergamo, lo sapete, ha vissuto un periodo particolare. Credo che avete tutti negli occhi le immagini dei camion che portavano via le bare che non stavano più nei nostri cimiteri. Però da quel dolore, da quella solidarietà, è partita un'energia nuova, da quella difficoltà condivisa, da quel modo di affrontare la morte, c'è una nuova consapevolezza per provare a dirci come vivere in un modo nuovo senza fare morire il pianeta. Questa è la grande sfida di Bergamo e di tutto il paese. E nel venire qua, Elli, io ti porto negli occhi Fabio, che è un sindaco dell'Alta Val Brembana. Lui ha creato una cooperativa di comunità per fare turismo responsabile, ha tenuto lì i ragazzi a lavorare, ha evitato lo spopolamento del suo paese. E lui sa bene che l'ecologia e la transizione ecologica crea lavoro nelle zone più difficili. Ti porto negli occhi Claudia, che è un'operaia, perché esistono ancora gli operai, anche e soprattutto a Bergamo, che sta vivendo una situazione difficile, la sua azienda vuole delocalizzare e si è messa in contatto con quell'elaborazione collettiva che hanno fatto gli operai della GKN di Firenze, di Campo Bisenzio, per provare a capire se può servire anche lì. Ti porta negli occhi Diego, Cinzia, Simonetta, che ogni sera da un anno sono in giro a raccontare cosa possono essere queste comunità energetiche rinnovabili, le filiere corte, ed è con quel modo lì che poi trovano le parole giuste per parlare di Europa e per coinvolgere anche chi è più lontano dalle nostre battaglie sui temi come il consumo di suolo. E ti porto un mio amico Diego, un artigiano, fa il meccanico, è un'officina. E lui è attento ai cambiamenti climatici, però intanto ti dice: io questa cosa delle macchine elettriche ho paura di rimanere fuori dal mercato.
e bisogna riuscire a parlare anche a lui dicendo che c'è una politica industriale, ci dovrebbe essere una politica industriale che lo accompagna e una formazione professionale che gli mette in officina un ragazzo che porta un minimo di innovazione in più. Questi sono alcuni dei volti del nostro territorio, perché le buone pratiche sono tantissime. E se li ascolti, io penso che c'è una domanda vera e profonda di buona politica. Il problema è che non sanno dove sta più l'indirizzo per scriverci. Io non so se qualcuno si ricorda, c'era un film di Nanni Moretti, tutte le lettere scritte non spedite. E poi andava a gridare ad Hyde Park. Ecco, il nostro Hyde Park è la fase costituente del Partito Democratico in cui dobbiamo dare l'idea che noi siamo l'indirizzo dove tutti i sogni, tutti i bisogni, tutte le lotte possono venire a trovare uno spazio, possono essere ascoltate, possono essere riconosciute. Tre parole e ho chiuso, che raccontano tutte queste pratiche: lavoro, cura, bellezza. E se dovessimo cambiare il nome del partito, io ce ne metterei dentro tutte e tre, è che poi viene fuori una roba come PDCLB, e siccome nel democratico ci sta dentro tutte queste cose, io direi di essere orgogliosi del nostro partito, del nome del nostro partito, ma soprattutto di essere coerenti a quello che nel nome del nostro partito c'è scritto. Penso che dobbiamo finalmente ricucire lo strappo che c'è stato tra politica e società civile. Quando è che è iniziato questo strappo, Ellie? Io penso a 11 anni fa, quando quel grande referendum sui beni comuni, sull'acqua bene pubblico, non è stato capito fino in fondo la portata, il paradigma, e a chi dice che la proposta che oggi noi facciamo al partito e al paese sì è bella, magari un po' romantica, ma non può vincere. Ricordo che noi quel referendum l'abbiamo non vinto, ma stravinto, perché siamo stati radicali, popolari, e abbiamo saputo raccontare alla gente un'idea chiara di chi volevamo rappresentare. Per cui in bocca al lupo, abbiamo bisogno di speranza, di cambiamento, non di leader solitari ma di una leadership collettiva, non soltanto di essere buoni amministratori ma di avere una visione del cambiamento delle cose, un altro mondo possibile. Grazie Ellie, perché hai acceso questa speranza, e buon cammino a tutti noi. Grazie. Grazie Matteo, grazie davvero a tutte e tutti coloro che sono intervenuti anche dal fondo. Voglio ringraziare, perché ho visto tante colleghe e colleghi parlamentari in mezzo a voi, ed è un piacere, perché ci si sente anche meno soli anche dentro a quelle aule dove stiamo facendo un duro lavoro di opposizione. Io riprendo proprio da qui. Parte da noi, parte dall'impegno che ci metteremo. Una storia nuova che possa in qualche modo costruire l'alternativa che merita questo paese. Il governo di Giorgia Meloni si è insediato da qualche settimana e ha già mostrato il volto della peggiore ideologia di destra nazionalista. Una norma contro i raduni che hanno dovuto riscrivere perché era incostituzionale, puniva anche il dissenso. La crudeltà di bloccare le persone in mezzo al mare e nei porti, salvo poi accorgersi che è illegale, che non si può fare. Lo dicono le leggi, il diritto internazionale e le leggi dello Stato. Le gaffe quotidiane di ministri inadeguati che propongono l'umiliazione come metodo educativo. E ora... una bella manovra contro i poveri, non contro la povertà, contro i poveri. Quella manovra che fa un'operazione di redistribuzione al contrario, verso l'alto. Ed è una manovra che premia gli evasori e in qualche modo punisce chi sta peggio. Accresce la precarietà con la forma più becera, che è quella dei voucher, a cui tanto ci eravamo opposti in precedenza.
e si risparmia sui poveri tagliando il reddito di cittadinanza, che invece ha impedito a 1 milione di persone di finire e scivolare verso la povertà. Lo dice l'Istat, lo dice l'Istat. Come si fa? Mi chiedo io, lo dico da ex amministratrice regionale che ha visto cosa ha voluto dire avere quell'unico, fragile, sicuramente migliorabile strumento di sostegno al reddito in mezzo alla pandemia. Ma come si fa a parlare in astratto di occupabilità in un paese con un'alta disoccupazione e con 3 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri? Vogliamo un paese in cui lavoro e povero non stanno nella stessa frase. È semplice. Il cambiamento allora parte da noi, un noi che non è escludente, attenzione, perché chi arriva oggi arriva alla pari e si aggiungeranno tante tanti altri. Un noi che significa che i grandi cambiamenti, ha ragione Matteo e questa è la nostra pratica quotidiana, non muovono mai sulle spalle delle traiettorie individuali ma delle mobilitazioni collettive. Oggi siamo qui per far partire quindi un percorso collettivo plurale che porti un contributo alla ricostruzione di un nuovo Partito Democratico di cui tante e tanti sentiamo il bisogno. Questo processo costituente è un'occasione che la comunità democratica offre con generosità per ritrovare il senso di un impegno comune e per chiederci che cos'è andato storto in questi anni, dov'è che si è rotta quella connessione sentimentale con chi vogliamo rappresentare. Allora partecipiamolo, affolliamolo di idee, portiamo le nostre proposte. Usiamo questa prima fase costituente per confrontarci sui contenuti e sulla visione del futuro che deve portare avanti il nuovo Partito Democratico. È a questo che serve questo percorso. E mi voglio rivolgere anche a tutti e tutte coloro che hanno una storia, un percorso, una provenienza, idee, una cultura diversa dalla mia. Non siamo qui per fare una partita da resa dei conti identitaria, siamo qui per fare una cosa molto più difficile, il nuovo PD. Tenere insieme questa comunità, salvaguardare il suo pluralismo che è fondamentale perché il PD è l'unico partito non personale in Italia in questo momento. Tenere insieme questa comunità e le sue diversità, ma senza più rinunciare a un profilo e un'identità chiara, comprensibile, coerente. È questo che dobbiamo fare insieme. Ed è una sfida da non leggere nella semplice divisione tra quanto riformismo e quanta radicalità ci servono, ma nello sfidare tutte le culture di provenienza su un terreno ineludibile per tutte nel campo progressista e dentro questo partito, che è come cambiamo un modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato assolutamente insostenibile per le persone e per il pianeta. Un modello che si nutre, non dimentichiamolo, quello che è accaduto portando il pianeta sull'orlo del collasso e portando sempre più persone a non arrivare alla fine della settimana, non è accaduto per caso, ma per effetto di precise scelte che possiamo cambiare insieme. È questa che deve essere la nostra ambizione. Possiamo fare questa discussione, dirlo che quel modello si nutre dell'aumento delle diseguaglianze e distrugge, consumando in modo insostenibile, le risorse naturali? Possiamo fare questa discussione o qualcuno pensa che in questi anni sia andato tutto bene? Ditelo, perché non è andato tutto bene. Come creiamo lavoro di qualità e buona impresa attraverso l'era digitale? Come ripensiamo il rapporto tra le cittadine e i cittadini e la democrazia, tra rappresentanti e rappresentate e rappresentati? Come accompagniamo le comunità? E come accompagniamo le imprese, specie quelle piccole e medie, spesso soggette anche alla concorrenza sleale della evasione fiscale e l'elusione fiscale delle grandi multinazionali che agiscono indisturbate in Europa? Come accompagniamo quelle piccole e medie imprese in una conversione ecologica necessaria? Ecco, una conversione ecologica che vuol dire ridurre le emissioni climalteranti ma anche produrre nuovo lavoro di qualità, ce l'hanno raccontato. Come salvaguardiamo
i beni comuni che vanno sottratti alle mere logiche del mercato, perché l'abbiamo visto chiaramente nella pandemia, sulla sanità, sulla cura. Quelle logiche non permettono di rispettare e attuare appieno i diritti previsti dalla nostra Costituzione. In un paese in cui milioni di persone rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere, in cui il diritto alla salute per troppe persone dipende da quanto dista la loro casa da un grande centro urbano e dai suoi ospedali. Ecco, in questo paese quel diritto comunque sembrerà percepito come un diritto a metà. È lì che dobbiamo investire per difendere la sanità pubblica universalistica dagli attacchi di chi vuole tagliare e privatizzare. Non è giustizia dover fare 200 giorni di lista di attesa per una mammografia quando qualcuno può risolverla con una carta di credito. Una sanità non solo ospedaliera e di qualità, ma sempre più territoriale, capillare, le case della comunità. Il terzo settore sta facendo delle riflessioni importanti che vanno ascoltate su come costruire la prossimità nella risposta ai bisogni che cambiano delle persone più fragili, delle persone anziane, delle persone non autosufficienti, delle persone con disabilità. Ecco, la visione del futuro che parte da noi parte esattamente da tre sfide cruciali che le destre non nominano mai, potete starne certi. Diseguaglianze, clima e precarietà. È come se vivessero in un altro paese. Le diseguaglianze sono rimosse e vale solo il merito. Anzi, ma come si fa a parlare di merito se non si garantisce a tutti e a tutti uguali opportunità di partenza? Ma che discorso è? Ma non li vedono i testi invalsi che fanno vedere già un paese diviso? Non è la stessa cosa nascere in una periferia o nascere in una regione del sud piuttosto che in un grande centro urbano del nord o della Via Emilia, dove abito anche io. Non è la stessa cosa. Quindi voglio dire una cosa chiara a proposito di diseguaglianze. Il disegno di Calderoli sull'autonomia differenziata va rigettato con forza perché è inaccettabile e affonda le sue radici nel progetto leghista di secessione. Non corrisponde in ogni caso agli interessi del paese, punto. Non possiamo scendere a compromessi su questo. È un modello quello che cristallizza, fotografa e perpetua le diseguaglianze territoriali che vogliono marginalizzare le terre del Sud. Senza il riscatto del Sud non ci sarà riscatto per l'Italia. La questione meridionale è una questione nazionale, lo dobbiamo capire. E non esiste riscatto del Sud che non passi dal riscatto delle donne e dei giovani nel Sud, è vero o no? Quindi è con loro che dobbiamo fare questa battaglia. Loro che lavorano, che fanno innovazione, impresa. Il paese va ricucito, non va diviso ulteriormente. Ecco, per ridurre le diseguaglianze dobbiamo riscoprire una parola fondamentale: redistribuzione delle ricchezze, del sapere e del potere. Vuol dire progressività fiscale, vuol dire diritto alla casa, sì, che deve essere tornare di casa in un partito di sinistra, perché troppo a lungo non ne abbiamo parlato e abbiamo visto quali sono i risultati. Guardiamo al resto d'Europa, guardiamo a cosa hanno fatto a Barcellona. Sono i nostri temi, è la nostra identità. Non è un caso se abbiamo investito in Emilia-Romagna 20 milioni sulla riqualificazione delle case popolari, vuol dire fare scendere le bollette a chi soffre maggiormente, il caro energia che certo colpisce tutte e tutti, ma in un paese così diseguale colpisce prima e più forte le fasce di reddito più basse. E allora investire nelle comunità energetiche, nella riqualificazione delle case popolari, vuol dire riuscire a ridurre le bollette e al contempo ridurre le emissioni climalteranti. Queste sono politiche concrete che tengono insieme nella pratica amministrativa quotidiana la giustizia sociale e la giustizia climatica. Queste sono le direzioni che dobbiamo prendere. Ecco, dicevo, vuol dire progressività fiscale, diritto alla casa, vuol dire più scuola pubblica e più nidi. E più nidi. Vuol dire un nuovo welfare universalistico
e di comunità, perché il welfare, diciamocelo, diciamolo alla destra, il welfare non è un costo, è un investimento, è il più importante. È il più importante per il futuro della comunità. Non l'abbiamo imparato in questi anni di crisi economico-finanziaria, che ha relegato il welfare alle famiglie e nelle famiglie sulle spalle delle donne. Lo sappiamo che è andata così. È un investimento, e ce lo dice l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, pensate, che ci racconta che se noi in Europa investissimo il doppio nell'economia della cura da qui al 2030, si creerebbero 28 milioni di posti di lavoro in più, di cui circa 2 in Italia. Questo è un investimento fondamentale. È un investimento fondamentale perché da un lato vuol dire, se ci pensate, investire nelle infrastrutture sociali, nelle infrastrutture educative come i nidi, le scuole dell'infanzia, nei servizi per le persone con disabilità e le persone non autosufficienti. Vuol dire, diciamo, in qualche modo stare accanto a chi fa più fatica a ridurre le diseguaglianze. Posso fare un piccolo inciso? Serve una legge sui caregiver in questo paese, perché hanno anche loro i loro bisogni che non coincidono pienamente con quelle delle persone che assistono. Vuol dire ridurre le diseguaglianze, ma con una sola mossa. Quell'investimento vuol dire pure liberare il tempo delle donne schiacciate da un carico di cura che in una società patriarcale sta troppo sulle loro spalle. Oxfam ha calcolato che se appaltassimo a una sola azienda a livello globale l'intero carico di cura che grava sulle spalle delle donne, quell'azienda avrebbe 10.000 miliardi all'anno di fatturato, 43 volte quello della Apple, per intenderci. Ecco, dobbiamo liberare il tempo e il potenziale professionale delle donne. Perché spesso diciamo che non tutte le leadership femminili sono leadership femministe? Perché non ce ne facciamo niente di una premier donna che non aiuta le altre donne, che non ne difende i diritti a partire da quelli sul proprio corpo. E perché, guarda caso, nella manovra si fa cassa sulle pensioni, restringendo opzione donna e discriminando le donne a seconda del numero dei figli. Noi dobbiamo invece preservare opzione donna, portarla avanti, e dico di più: se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne, perché non approva un congedo paritario come hanno fatto in Spagna di 3 mesi, come hanno fatto in Finlandia di 5 mesi, pienamente retribuito, non trasferibile? Quella è una politica che aiuta le donne, quella è una politica che le aiuta, anche aiuta l'economia, perché anche l'OCSE ci dice che con questo livello di diseguaglianze di genere stiamo perdendo non solo diritti, ma anche opportunità economiche. Ecco, credo che questi temi siano quelli che vogliamo mettere al centro delle nostre riflessioni. Io penso anche questo, lo dico, facevo l'esempio del congedo paritario per dire una cosa che mi colpisce, che chi parla tanto di natalità non capisce quanto freno sia la precarietà esistenziale in cui vivono tante donne. Questa destra non parla di redistribuzione perché il loro modello di società se ne nutre e si nutre di quelle tensioni sociali che queste, diciamo, diseguaglianze producono, mentre noi vogliamo fare una cosa diversa: liberare le persone dai bisogni, liberare e emancipare, aiutare le persone a emanciparsi da quei bisogni. Significa anche liberarle dalla ricattabilità delle mafie, di cui, guarda caso, non si parla praticamente più. E voglio mandare un abbraccio a Roberto Saviano e mi auguro che la Presidente del Consiglio voglia ritirare la sua querela, perché è evidente la sproporzione e il dislivello di potere, e non si possono colpire gli intellettuali, le scrittrici e gli scrittori. La destra non parla mai di precariato perché le sta bene così, perché pensa che il lavoro sia un favore e noi pensiamo che sia un diritto. Si riempie la bocca di sicurezza, ma guarda caso non parla mai di sicurezza del lavoro in un paese in cui non si può tollerare che si continui a morire di lavoro o di stage. E guardate, nella pandemia l'abbiamo visto, se il lavoro così precario delle donne e dei giovani
se il lavoro si è precarizzato in questi anni, bisogna dirlo. Sono stati colpiti, sì, dalla pandemia, ma bisogna avere il coraggio di dire perché è successo. È successo perché già da prima avevano ereditato le condizioni occupazionali e i contratti più precari, anche per errori che ha fatto il centrosinistra. Non ce lo dimentichiamo. Il 64% dei lavoratori under 24 è a termine. Ecco, lì l'errore è stato fatto anche dal centro-sinistra quando ha liberalizzato i contratti a termine rendendoli acausali, ma si può cambiare, si può prendere una strada diversa. L'hanno fatto in Spagna limitando i contratti a termine, è questo che dobbiamo fare, limitare i contratti a termine, fare quello che chiedono le organizzazioni sindacali, una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata. Questa è la battaglia su cui dobbiamo incalzare il governo. Ma lo dobbiamo fare incalzandoli anche sulla necessità in questo paese di fissare un salario minimo. È una vergogna che l'altro giorno la maggioranza abbia affossato la nostra mozione sul salario minimo, perché sotto una certa soglia non è lavoro, è sfruttamento e non si può chiamare diversamente. Certo, poi c'è un'altra cosa che hanno fatto in Spagna che mi sembra molto importante ricordare. Perché si sono seduti insieme ai sindacati e ai rider per scrivere le nuove tutele del lavoro digitale. Lo dobbiamo fare anche qui, perché l'innovazione tecnologica facilita le nostre vite, facilita i processi produttivi, ma non dobbiamo accettare che aumenti le diseguaglianze e produca antichissime forme di sfruttamento a cottimo. Non deve per forza andare così. Serve un nuovo statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, in parte il sindacato sta già indicando proposte concrete in questa direzione. Fatemi mandare un abbraccio a chi oggi sta commemorando un amico sindacalista prematuramente scomparso che ha contribuito a organizzare il primo sciopero nazionale dei rider, Antonio Prisco. A cui proprio oggi dedicano un murales a Napoli con l'associazione Joseph. Valentina, ti abbraccio e sono con voi col cuore. Siamo con voi. E l'altro abbraccio lo voglio mandare alle lavoratrici e lavoratori, e alle lavoratrici soprattutto della Saga Coffee, con cui esattamente un anno fa erano in presidio al gelo davanti alla fabbrica per difendere il loro reddito e difendere la loro libertà. E grazie all'abbraccio della comunità e al supporto delle istituzioni si è trovata una soluzione che ha permesso di salvaguardare i livelli occupazionali, che ha permesso insomma di tenere aperto quello stabilimento e di garantire quel lavoro. Facciamogli un applauso, perché dimostrano che la lotta paga. La lotta paga sempre. E la destra non vede l'emergenza climatica. Meloni legge il suo compito scritto, ecco, in Egitto alla COP27, che poi posso dire che è una vergogna che si sia tenuta la COP27 in Egitto quando ancora non abbiamo verità e giustizia su Giulio Regeni. Tanti di noi hanno ancora questo braccialetto giallo, non abbiamo smesso di aspettare che ci diano gli indirizzi e che si possa fare giustizia, così come non dimentichiamo anche quello che sta attraversando Patrick Zacchi, un nostro concittadino bolognese. Forza Patrick. Però dico, lei è andata, ha fatto il suo compito scritto e poi però cosa fa in Italia? Liberalizza le trivelle. Perfetto, direi, no? Mi sembra il contrario di quello che dobbiamo fare. Se non salviamo il pianeta, non ci salviamo nemmeno noi. Serve una legge sul clima come quella che tante associazioni stanno già costruendo e che accompagni settore per settore dell'economia alla conversione necessaria, no? Una transizione giusta, si diceva, che accompagni le fasce più fragili, anche quei lavoratori e quelle lavoratrici spaventate da questi processi. Dobbiamo stare lì nella discussione. Una legge sul clima, appunto, che porti a innovare i processi e ad abbattere le emissioni. Ma poi fatemi dire, dobbiamo dire basta a quei 18 miliardi di euro di sussidi ambientalmente dannosi che andrebbero reinvestiti proprio per accompagnare le imprese alla conversione necessaria e per riuscire a sviluppare un grande piano di infrastrutturazione green a partire dalla potenzialità dell'energia rinnovabile. Ce lo chiedono infatti anche le imprese, come quelle di Elettricità Futura, che
chiedono ai governi, spesso inascoltati, di sbloccare gli iter autorizzativi per produrre 85 gigawatt di nuova potenza rinnovabile, che vorrebbe dire renderci più indipendenti dal punto di vista energetico, dalle fonti fossili, a partire da quelle di Putin, ad esempio. Le energie pulite e rinnovabili sono le vere energie di pace, e di queste dobbiamo stringere alleanza con quelle imprese che vogliono investire, quindi fondi loro, 85 miliardi hanno detto che erano pronte a investire se solo li aiutiamo a sbloccare quegli iter autorizzativi, e secondo i loro conti questo creerebbe più di 60.000 posti di lavoro stimati in Italia. Tenere insieme clima e lavoro e diseguaglianze servirebbe, lo dico caro Michele, lo dico anche a te, servirebbe una comunità energetica in ogni comune d'Italia. Eravamo l'altro giorno sotto al Ministero con le associazioni per chiedere di sbloccare i decreti attuativi e di non fare pasticci. Il pensiero va ancora, è stata richiamata prima, alla comunità ischitana per la tragedia di Casamicciola di settimana scorsa. Guardate, è incredibile che in Italia spendiamo 6 volte di più dopo le emergenze quello che invece investiamo in prevenzione del dissesto idrogeologico. Dobbiamo invertire questo rapporto. Dobbiamo invertire questo rapporto, fermare il consumo di suolo per legge e dire basta ai condoni, basta a una politica che guarda solo al ritorno di breve termine elettorale e non pensa alle conseguenze future. E disseminare nel paese centinaia di cantieri di cura e manutenzione del suolo, degli argini dei fiumi, vuol dire dare lavoro, vuol dire dare lavoro. Perché la giustizia sociale e climatica, l'abbiamo detto, sono inscindibili, esattamente come sono inscindibili i diritti sociali e diritti civili. Chi lo nega o fa gerarchie è perché vuole negarli entrambi di solito. A proposito, vorrei ricordare che io non amo parlare al singolare, ma dire a una persona che ha lavorato tanto a Bruxelles sul negoziato più difficile e più divisivo in Europa, quello che ci ha portato a far approvare da 2/3 del Parlamento la riforma di Dublino, e che ha lavorato contro la grande evasione ed elusione fiscale delle multinazionali, contro gli scandali del Lussemburgo e dei Panama Papers, e che ha governato una regione strategica, fondamentale, in piena pandemia con responsabilità sul welfare, triplicando i fondi per l'affitto, raddoppiando quelli sui nidi, dire a questa persona che si occupa solo di diritti civili, magari per il suo orientamento sessuale, non è un argomento sano. Non è un argomento sano? Si può dire? E comunque sì, abbiamo... abbiamo una visione intersezionale che combatte qualsiasi forma di discriminazione, quelle razziste, quelle sessiste, quelle abiliste, quelle omo, bi, lesbo, transfobico. Si possono tenere insieme queste cose. Una visione che non può che oltrepassare i confini, perché nessuna delle sfide principali per il futuro si può più affrontare solo a livello nazionale. E per questo serve rilanciare con forza il progetto federalista europeo, perché finalmente c'è stato un risveglio dopo la pandemia. Un risveglio con il Next Generation EU, le giuste condizionalità sul futuro, passi avanti sull'integrazione che aiuterebbe, lo voglio dire anche, a ridare lo slancio forte di un vero protagonismo europeo sullo scenario geopolitico, che possa contribuire concretamente a spingere insieme agli alleati verso una conferenza di pace, verso la fine di questa guerra e di questa criminale invasione di Putin ai danni dell'Ucraina. Serve insomma il coraggio di cambiare il modello di sviluppo, ma anche di cambiare insieme questo partito, se lo vorremmo fare insieme alle compagne e ai compagni che lo hanno abitato, animato, amato, nonostante le difficoltà di questi anni. Renderlo aperto e accogliente, umile, utile alle comunità e ai territori, radicato tra la gente e anche nei luoghi del conflitto e delle marginalità. Una sponda di raccolta e di risposta ai bisogni delle persone, a come stanno cambiando quei bisogni. Io quasi 10 anni fa ho iniziato il mio impegno politico con le campagne per Obama, per Italia Bene Comune, poi con l'esperienza di Occupy PD, che per me è partita nel momento in cui 101 franchi tiratori affossarono la candidatura al Quirinale di Romano Prodi. E con essa non hanno solo affossato
la candidatura al Quirinale di Prodi, ma anche gli sforzi di Bersani per tentare la via di un governo del cambiamento. Pensate quante grane ci saremmo risparmiati. E con essa anche l'alleanza con la sinistra, di Vendola. Allora, ci davano degli responsabili perché dicevamo che le larghe intese erano un errore, che sarebbero diventate strutturali. Guardate com'è andata, forse ci avevamo solo visto lungo. E scrivemmo in quel percorso partecipativo le 102, quindi una in più, idee per cambiare, in cui l'assunto fondamentale è ancora tremendamente attuale e vorrei che lo prendessimo per fare questa battaglia insieme. E l'assunto è: senza la base scordatevi le altezze. Riusciamo a ridare ascolto ai territori, ai circoli, alla comunità. Tanti di noi hanno messo tempo, passione, energia in quella fase e da quelle battaglie comuni mi chiesero di candidarmi alle elezioni europee. Io pensavo che fossero impazziti perché con un nome così difficile da scrivere e senza risorse mi sembrava una cosa da matti. Invece abbiamo fatto una bella campagna collettiva, a piedi, nei luoghi di confine, a prendere su anche qualche mala parola, ma per dare ascolto dove mancava, dove serviva, a chi si è sentito abbandonato dalla politica, e ce la facemmo allora. Ecco, voglio dirlo anche a chi non meriterebbe una risposta, come Renzi, che sostiene di averci messo lui in Parlamento. Non vorrei che dimenticasse che, per quanto riguarda me, ecco, lì a portarmi in Parlamento furono le 53.000 preferenze di persone che decisero di partecipare non solo con un voto, ma spesso con un contributo di idee, di competenze. C'è chi ci ha ospitato gratis sul divano per farci risparmiare. Ecco, lo dico perché a Renzi invece va un altro merito, di aver spinto me e tanti altri fuori dal PD con le sue scelte scellerate, con una gestione arrogante e incapace di fare sintesi delle diversità, dopo aver calato dall'alto riforme come il Jobs Act, lo Sblocca Italia, la riforma costituzionale, che non erano passate né dal voto né dalle primarie, perché io c'ero e me lo ricordo. Ecco, e che non erano, e dopo avere, posso dire, umiliato chiunque avesse un'idea diversa, trattandolo, diciamo, male. Quindi, ecco, lo volevo dire perché dopo questo, diciamo, con le sue scelte ha lasciato macerie e poi se n'è pure andato a fare altro. Quindi non capisco perché sono così interessati a dire al PD cosa dovrebbe fare oggi nel suo congresso costituente. Soprattutto non ci faremo dire da chi in Parlamento sta già ammiccando alla destra chi può contribuire meglio a ricostruire la sinistra. Mi sembra logico. Certo, in quegli anni abbiamo avuto delle rotture significative, dolorose, sulle scelte fatte sul lavoro, sui migranti, sul clima, ma non è mai venuto meno il rispetto profondo per la comunità democratica e la consapevolezza che tante compagne e compagni hanno continuato a tenere vivo un punto di vista di sinistra e le battaglie le hanno continuate anche nei momenti più duri dentro al Partito Democratico, sulle scelte al governo che hanno spiazzato una parte dell'elettorato, perché le loro battaglie nel partito ci hanno tenuto vicini, ci hanno permesso di continuare a camminare insieme, a fare battaglie parallele anche quando abbiamo fatto percorsi diversi. E negli anni seguenti abbiamo lavorato poi a costruire alleanze sui territori in tante amministrative, come pure mi è capitato alle regionali del 2020. Voglio mandare un abbraccio e un saluto a Stefano Bonaccini, che insieme abbiamo fatto una bellissima campagna. Ecco, allora ci chiesero una mano per respingere le destre che avanzavano e non l'abbiamo fatta mancare, insieme a Coraggiosa, a cui voglio dare un grande abbraccio. Abbiamo trovato una sintesi alta nelle nostre differenze, si può fare, sulle cose concrete che volevamo fare insieme e che poi abbiamo fatto insieme, componendo le nostre diversità ma senza far mancare quella compattezza quando hai la responsabilità di governare una comunità in mezzo alla pandemia. È così che si sta al governo insieme nonostante le diversità.
Ecco, ci tenevo a dirlo e a ricordare un pezzo di questo percorso, perché poi qualche tempo dopo, quando Enrico Letta, che ringrazio per il lavoro di questo anno e mezzo, mi ha chiesto di partecipare alle Agora per darci un luogo di confronto dove ricomporre le fratture, dove discutere di merito insieme. Io subito ho accettato di buon grado, perché mi sembrava uno sforzo utile, uno sforzo dove appunto ricostruire una visione comune del futuro del Paese, che poi è sboccata in questo bel programma elettorale che prima ricordavate, che ci ha fatto sentire tutti a casa. Ecco, mi è sembrata un'occasione di provare a superare non tanto le rotture tra di noi, che siamo ceto politico, ma con quei mondi che dovremmo cercare di rappresentare, che non si sono sentiti più ascoltati: quello del lavoro, quello del terzo settore, dell'associazionismo, quello dell'accoglienza, della scuola e della mobilitazione studentesca, quello ecologista e quello femminista. Se riusciamo a usare così questo percorso costituente, faremo una cosa giusta. E per fortuna, diciamo, e per queste stesse ragioni, non mi sono tirata indietro nemmeno quando la destra si è mostrata vincente per le elezioni politiche di settembre, e ho scelto anch'io di dare una mano andando in giro per l'Italia su questo programma, e ho toccato con mano la voglia di riscatto che c'è nella base della comunità democratica. È a quella che ci rivolgiamo oggi. Quello che lanciamo oggi è quindi un appello anzitutto alla comunità democratica, con cui abbiamo appena condiviso questa campagna elettorale difficile, a tutte e tutti coloro che aderiscono al percorso costituente che il PD ha aperto, ma anche ad elettrici ed elettori, specie quelli che si sono sentiti più delusi. Siamo qui per ascoltarvi e siamo qui per ricostruire insieme. Le militanti e i militanti di base, i volontari e le volontarie alle feste dell'unità, che mi hanno insegnato anche a friggere, e come ogni singolo segretario o segretaria di circolo e di federazione che si impegnano ogni giorno nel territorio, dovrebbero vedere questo congresso come un'occasione per dire la loro. E invece purtroppo siamo schiacciati da settimane da una narrazione molto volta sui nomi. Allora il mio invito oggi è questo: scriviamolo insieme questo progetto. Io mi rimetto in viaggio in queste settimane con lo zaino e il taccuino per ascoltare la base, per attraversare i circoli, riapriamoli alla comunità per raccoglierne i bisogni. E sono d'accordo con chi parla di una fase costituente che non può finire al termine di questa partita congressuale, perché il mondo non finisce con le primarie, e anche il giorno dopo servirà il coraggio di cambiare, perché non basta cambiare il gruppo dirigente se non ritroviamo un'identità chiara e un blocco sociale di riferimento. È questo che dobbiamo fare. Serve che facciamo una cosa nuova, perché quello che siamo stati fino a qui, lo dico a me per prima, non basta. Questa è la verità. Serve una cosa nuova, e a questo serve questa costituente, quindi non sprechiamola. Questa è una sfida che riguarda tutte e tutti, e non la vince chi si candida, la vince una comunità forte, unita, che poi riesce a stare insieme. Dobbiamo riuscire a coniugare l'unità con la coerenza della visione, far pesare di più la base, valorizzare una nuova classe dirigente che veda più protagoniste anche amministratrici e amministratori, quelli che devono contare di più nel partito nazionale, perché vincono e convincono, perché sono prossimi ai bisogni e anche alle frustrazioni spesso dei cittadini e delle cittadine, e perché sono portatori di pratiche e saperi molto utili. Io sogno un partito in cui la buona pratica messa in campo da un amministratore o amministratrice diventa patrimonio collettivo, si trasmette di volta in volta anche ad altri. So che in parte questo già succede con gli strumenti che ci sono, proviamo a rafforzarli, proviamo anche a farne una narrazione portante. È un appello il nostro anche a chi è rimasto più schiacciato da questi anni di crisi economica e poi pandemica, come le donne e i giovani, specialmente al sud. È un appello a donne e giovani che anche in politica sono rimaste schiacciate da dinamiche patriarcali o paternaliste. Prendetevi il vostro spazio. Non siamo noi a darlo, prendetelo, prendete la vostra voce. Non è più il tempo, per chi fa politica come me, di dire salve, siamo qui per rappresentarvi, ma è l'ora di chiedervi una cosa diversa, di autorappresentarvi con noi in un percorso che facciamo insieme, spalla a spalla. È questo che dobbiamo fare.
Un appello rivolto anche a tutte le persone che si sono sentite ai margini della politica e che hanno pensato che la politica non fosse più uno strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone e del pianeta. Tante e tanti di noi si erano allontanati, sfiduciati, disillusi, convinti che alla fine non cambiasse mai nulla. E invece, se non ci occupiamo di politica, la politica si occuperà comunque di noi. E altri faranno scelte che ricadranno sulle nostre vite. Quindi non abbiamo scelta. Dobbiamo fare la nostra parte, essere parte del cambiamento che vogliamo generare intorno a noi. Parte da noi. Ci serve una riflessione profonda e farla con le persone, non solo nel ceto politico e tra gruppi dirigenti. Proviamo a farla così. Per questo motivo è fondamentale aprire le porte ai mondi che sono fuori e non si sono sentiti rappresentati e che hanno saperi e competenze molto utili per costruire un'alternativa alla peggiore destra di sempre che oggi governa nel nostro paese. Sediamoci con loro. Perché questo processo sia utile deve intrecciare i temi dell'opposizione ai primi passi falsi di questo governo e perché sia attrattivo deve usare parole di verità, offrire un luogo a quel senso di sconcerto diffuso che c'è rispetto a queste prime pessime scelte e darci la speranza di un'alternativa. Solo così potrà essere interessante verso l'esterno e tanto più efficace quanto più sarà umile nell'ascolto dei bisogni del paese, delle critiche da dentro e fuori il partito e sarà sincero nell'affrontare senza scorciatoie il chiarimento politico che ci serve per sciogliere i nodi irrisolti di questi anni che abbiamo pesantemente pagato anche alle elezioni, superando le contraddizioni che ci sono state, gli errori, i tatticismi, spesso i personalismi e anche quella tentazione, insomma, da abbandonare del potere per il potere. No, facciamo questa riflessione, diciamo, per poter cambiare in meglio le politiche e la vita delle persone. Allarghiamola coi mondi fuori che sono scesi nelle piazze su questi temi per ricostruire pensiero, proposta e credibilità. Mi piace immaginare questo luogo, questo, come un ponte tra le energie migliori che ci sono dentro al Partito Democratico, ci sono già, le abbiamo incontrate, le abbiamo viste emergere, le abbiamo viste fare battaglie, le abbiamo viste candidarsi anche sui territori e chi vuol da fuori ritrovare un luogo di appartenenza comune che troppo a lungo ci è mancato. Questo è lo sforzo di ponte che dobbiamo costruire. Facciamo questa cosa insieme anche per sentirci meno soli nelle lotte. E non offriamo solo valori, ma relazioni, che è una cosa diversa. Da oggi ci mischiamo e ci organizziamo. E voglio essere chiara, l'ho detto prima, chi arriva da oggi arriva alla pari, non ci sono schemi preimpostati né accordi di autoconservazione, nessuno venga con l'idea di condizionare, venite liberi e siete benvenuti, venite liberi o non venite affatto. Questo è il tema, una scommessa sull'autonomia delle persone, rispettosa delle storie individuali e collettive in questo partito e fuori. Perché il partito non ha bisogno di essere mobilitato, non ha bisogno di essere immobilizzato ma mobilitato e serve un rinnovamento forte, sì, del gruppo dirigente a tutti i livelli e per scalzare le dinamiche di cooptazione correntizia, lo voglio ribadire perché ho letto molto in queste settimane. Questo paese fa ancora fatica, forse, a pensare che una donna possa farsi strada senza farsi strumento di altri, ma gli dimostreremo il contrario. Gli dimostreremo il contrario. Mi chiedo perché di altri candidati uomini spesso non si va a cercare troppo, diciamo, chi può essere dietro. Beh, vorrei chiarire un punto. Io sono sopravvissuta in questi anni proprio per avere rifiutato le logiche di cooptazione e perché non le accetterei quindi di certo adesso, sarei fessa, diciamo, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto ad arrivare fino a qui. Ed anzi vorrei capire come le sfidiamo dentro al Partito Democratico e fuori perché possa prendere ampio spazio questa nuova classe dirigente che c'è ed è pronta. E allora dico, facciamo questo sforzo, questo partito è un patrimonio di risorse e di competenze. E insieme scriveremo una pagina di futuro. Siamo qui non per fare una nuova corrente né per tenerci quelle di prima, ma per superarle con un'onda di partecipazione, mischiando le nostre storie e mettendole tutte a valore, anche di chi la pensa un po' diversamente da noi. Questo deve essere il nuovo PD.
scrivendo insieme una pagina nuova. Siamo un'onda, non una corrente nuova. Peraltro credo che la migliore garanzia di questo venga da questo cognome. Quindi vi dico subito una cosa: non ci saranno mai gli Schleiniani, ok? Facciamo così? È abbastanza chiaro? Non si pensi che per superare le dinamiche di cooptazione basti sostituire le correnti attuali con altre. Mi servirebbe che fossero aree di culturali, di idea. Bisogna cambiare però il modello organizzativo che garantisca un altro metodo trasparente, libero di selezione della nuova classe dirigente. E dovremo lottare per cambiare la legge elettorale, ma finché c'è questa ci devono essere primarie per i parlamentari, per assicurare il rispetto dei territori, per assicurare il rispetto dei territori e anche la parità di genere, che pure questa volta purtroppo è stata sacrificata. È il nostro tempo, guardate, è quello delle nuove generazioni che sono state spesso soffocate da queste logiche. È il tempo del protagonismo femminile e femminista, che proponga non di sostituirsi al modello dell'uomo solo al comando con la donna solo al comando, ma di cambiare profondamente quel modello con una leadership più plurale e collettiva. Ecco, questo è l'impegno, con la capacità di fare squadra. Vorrei che costruissimo una squadra per circondarsi di persone più competenti, non più fedeli, più competenti. Una squadra che trovi le energie migliori nel rispetto di quelle storie e che sia di condivisione plurale delle scelte e anche nella gestione del partito. La sfida nella sfida è proprio cambiare il modello di leadership. E questa squadra la costruiremo con compagni e compagni che hanno abitato il partito in questi anni e lo conoscono profondamente, sanno capire cosa serve per il suo rilancio, l'hanno animato con le proprie iniziative e con le migliori competenze da fuori. Il progetto, il programma però, questo è il mio impegno, lo costruiamo insieme, nell'ascolto della base, dei territori e anche naturalmente degli elettori e delle elettrici. Da oggi quindi la cattiva notizia per voi che siete qua e per chi ci ascolta da fuori è che siete tutte e tutti coinvolti. Ci daremo strumenti per organizzarci e portare il nostro contributo insieme. Anzitutto chi vuol dare una mano si può già iscrivere www.partedanoi.it oppure sul mio sito ellischlein.it, che però è più difficile da scrivere, mi rendo conto. A questo scopo quindi vi voglio dire che se lo facciamo insieme, io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura e questo progetto per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Partito Democratico. Facciamolo insieme. Io, insieme a voi, voglio diventare la segretaria del nuovo Partito Democratico. E a questo scopo ciao, 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 capitano.
Grazie. Mi avvio a concludere quindi dicendo che proprio a questo scopo, anche se il percorso che è stato approvato dall'Assemblea nazionale non lo richiede subito, vi dico che io questa settimana prenderò di nuovo la tessera del Partito Democratico. E non lo faccio semplicemente per iscrivermi a un partito. E non lo faccio nemmeno per iscrivermi a una partita, quella congressuale, ma per rispetto di questa comunità, per entrare in ascolto e in punta di piedi, non che sia mai stata distante in questi anni di governo e di battaglie comuni e anche di alleanze fatte insieme, ma per gettare il cuore oltre l'ostacolo e partecipare insieme a voi a rilanciare una visione comune, uno sguardo sul futuro che non guardi più solo all'ossessione dell'hashtag quotidiano e nemmeno a quella delle prossime elezioni, ma guardi alle prossime generazioni. Proviamo a fare questo. E mi rivolgo infine proprio a quelle giovani e quei giovani militanti che vogliono prendersi lo spazio che meritano. Non chiedete mai il permesso per fare innovazione. Innovation without permission, si dice. Non vergognatevi mai di quello che avete da dire. Ditelo e basta. Siate liberi, perché la coerenza paga nei percorsi. E aggiungo sin da ora che io sono disponibile ad accettare qualsiasi esito del congresso e a lavorare il giorno dopo per l'unità. Lo dico salutando con grande stima e facendo un enorme in bocca al lupo alle altre candidate e candidati come Paola De Micheli, Matteo Ricci, ovviamente Stefano Bonaccini, a cui vi chiedo di fare un grande applauso, sono tutte persone che stimo e sarà una bella sfida. A chi mi chiede infine perché questa scelta? La risposta è semplice, perché in queste settimane me l'avete proposto in tante e tanti, e perché vedo che questo significa che c'è una voglia condivisa di ricostruire comunità, grazie, dico una voglia condivisa di ricostruire comunità, e questo è un valore aggiunto che noi vogliamo portare a prescindere da quello che sarà l'esito del congresso e delle primarie. Mi sembra una bella energia, mi sembra un buon vento quello che ci spinge, e perché, diciamolo, in questi anni di impegno l'obiettivo mio è sempre stato tanto coerente da sembrare monotono. Costruire un campo ecologista, progressista e femminista che ci facesse sentire tutte e tutti a casa e ci facesse riappassionare alla politica. E questa cosa non si può fare senza la comunità democratica. Non è possibile. E quindi proviamo a farla insieme. Parte da noi, quindi, dall'impegno che ci mettiamo questa nuova storia che deve attraversare il paese per cambiarlo. Forza! Grazie a tutte e grazie a tutti. Microfono.